Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh, allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E se desideri contenuti esclusivi, passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo 31esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti verso un tempio, le Dragon Ruins, non mi ricordo neanche io come si chiamano queste cose che stanno sopra di qua. Abbiamo incontrato un tipo che non ricordo, che se non sbaglio era il tipo del culto della perfezione. Non gioco questo gioco dal 2000 avanti Cristo. Quindi ragazzi, direi che possiamo continuare con la serie, perché sì, sono riuscito a installare la patch, non chiedetemi quale. Ho aperto 300 cartelle, ho fatto 300 files, solo che il gioco è andato avanti e si è creato questo pertù dal quale potremmo passare manco fossimo l'uccello di Rocket 25. E nulla, quindi direi di entrare qua dentro e troviamo finalmente l'augur che, perché sì, me lo sono spoilerato, l'augur che abbondantemente vaga nella nebbia in cerca di qualcosa. Perché c'è un tempio qui tra tutti i posti possibili? Ah, il nostro ospite d'onore finalmente è arrivato. Ok, perfetto. Oh, quelli lì sono dei Giratina, sì. Che cos'è tutto ciò? Mostrati. Chi diavolo sei tu? Che cosa vuoi? Sei colui che sta dietro tutto ciò, non è vero? Io? Dietro tutto ciò? Che cosa potresti voler dire? Io ho fatto le ricerche. So dove il primo augur... So dove... Where the first augur... Io non capisco che cazzo vuol dire sta frase. I know where the... Io so dove il primo augur... Il cristallo di Adam viene. A proposito di uccelli. Family friendly in questo video spettacolare. Ho cercato nel passato di Persephone, che mi ha condotto verso Zenith e il culto infernale. E ciò che lui poteva fare. E dopo tutto ciò... mi ha riportato a te. Hai certamente fatto le tue ricerche. Sei un cultista? Stai provando a catturare Giratina? No. Potremmo esserlo di facciata, ma non siamo niente di tutto ciò. Pons, you have been playing. Ci avete usato come gamberi. Ok, perfetto. Penso sia un modo di dire inglese. Che vabbè. Mi avete utilizzato come fossi un gambero. Hashtag gamberi nei commenti. In verità so che tu non vuoi sentire tutto ciò, ma non eri parte dei miei piani. Sei nuisance, non so cosa voglia dire, a parte che l'ho letto alla francese, nuisance, non so cosa sia. Sei una piccola parte in sostanza del mio progetto. La mia intenzione è, ok, era di overthrow. Ok, il culto infernale di Overthrow, non so cosa voglia dire, il primo augur, e di assicurarmi il cristallo. Ma tu hai interferito, non è vero? Tu hai dovuto fare la parte, la spigolosa, Edgy, sarebbe spigolosa, non so parlare la sta lingua. Ok, sì, va bene, sei malvagio, sto sopravvivendo. Sto sopravvivendo, si diceva. Stay away from me, don't make me break my crystal. Sì, dai, basta, mi sono rotto il cazzo perché io non so leggere. Oggi, raga, la dislessia mi ha colpito abbondantemente. Intanto qua volano le cose. Ok, perfetto. Possiamo proseguire. Allora, questo gioco qua ha un problemino, raga, ossia che lagga. Lagga come Gesù Cristo sulla croce. E quindi nulla, essendo che lagga, andiamo a sfidare questa nonnetta in pigiama verde. Ok, perfetto, guardate la transizione che ci mette 300 anni. Carbink. No, non mi ricordo il tipo di Carbink, questo è un problema. Non lo so, io provo ad attaccare lo Stone Edge, aia. Shadow Ball non è super efficace. Guarda che... I bug di Cristo, che versione di merda ho installato, la versione dei cinesi. Un saluto a tutti i cinesi a casa, non vi voglio bene comunque, però... Che è un modo di dire nostro, italiano, insomma. Water Rocket, muori, grazie, ok, perfetto. Raga, ho citato più volte Rocket in questi 4 minuti di video che nel resto della mia vita, però vabbè, questi sono dettagli. Ok, Haxorus. È un tipo drago, io non ho Pokémon di tipo drago, bella lì. Non ho neanche mosse di tipo ghiaccio, non ho neanche mosse di tipo folletto, in pratica faccio schifo. Mandiamo Armin, raga. Ah, tra l'altro sì, non ve l'ho detto, ma adesso in squadra ovviamente Dusk... Qua alzo le mani.
Haxorus Delta. È uno squalo. Di che tipo? No! No, 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 no. Che è Sword Dance? È Tumas Word. Metal Burst, che cazzo di mosa è? Ah, oh, di che tipo sei? No, non di... Minchia, è acciaio. Porco due, è acciaio acqua. Acciaio acqua mi fa venire voglia di bestemmiare Dio. Proviamo a mandare Candy. No, raga, acciaio acqua no. Acqua Tail, reggi, reggi, reggi. Guarda che mi fa un male Cristo. Provo con Seed Bomb. But it... Io non voglio sapere cosa fa Metal Burst. Non lo voglio sapere. Porco due. Mi ha ammazzato Candy. Dio, 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 mi ha ammazzato Candy perché Cristo è forma Delta. Ma non esisteva questo nella scorsa versione. Ma muori. Con Francis. Oh, Gesù. Yeah, è morto anche Candy. Io non so chi mettere in squadra. Mi deve morire un Pokémon a episodio. Se anche questo è Delta, potrei veramente cominciare a invocare santità. Potrei iniziare a invocare... Guardalo, è Delta. Io non ci voglio credere. Close combat. Perché non l'ho No, perché non l'ho shottato? No, no, no. Ok, taunt, sì, taunt, 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 tua zia proprio. Muori, ok. Si può avere difficoltà contro i vecchi. Contro i vecchi che dovrebbero stare a guardare i cantieri e sono qui a ammazzarmi Gargis. Grazie. Tra l'altro, a proposito di Halloween, visto che Gargis è un Pokémon legato ad Halloween, arriverà sicuramente lo speciale, ragazzi. Cosa ho fatto? Che cazzo è sta cosa? Cosa vuol dire? Non lo so, raga, hanno aggiunto delle cose... Voglio piangere, mamma. Una scienziata, cosa ci fai qua? Perché devi stare vicino a le case? Era un elegantone. Ok, perfetto. A me sembrava decisamente uno scienziato barra scienziata, però questi sono dettagli. Ok, il livello dei Pokémon è altissimo, ragazzi. Non so se l'hanno aumentato, non so se sono stronzi, quello sicuramente. Quindi, boh, magari vedrò di allenarmi, anche perché mi è morto Candy. Quindi, per forza di cose, Stockplay, che cazzo è? No, accumulo, finché usi accumulo tanto muori lo stesso. Ok, perfetto, proseguiamo con Mewtwo perché raga è la nostra certezza quando abbiamo bisogno di aiuto. Dai, questo coso qua non è un elegantone, Cristo Dio, è un altro bug del gioco, ma... Cos'è questa merda? Cos'è? Cosa sei? C'è una luce! C'è una luce! Cazzo è nella forma finale di Necrozma, fammi capire. Madonna, cos'è sta cosa? Un Menafi H. Io non sto capendo quello che sto vedendo. Ah, tra l'altro io devo farci la cattura qua, ora che ci penso. Devo farci la cattura qua, ora che ci penso. Un Doma Draghi. Eri un fanta allenatore. Rago, ho installato la versione dei poveri. Come fa Moonblast a essere super efficace su Mewtwo? Idropompa su Mewtwo. Ma porco. Mi è morto Mewtwo. Non ci credo. No, ma come? Mi è morto. Mi ha ucciso tre Pokémon. Mi viene da piangere. Non devi esportarmi il Pokémon! Cattura. Se mi esce fuori un Pokémon di merda vi giuro che impazzisco. Dragonair. Bello. Se lo... Minchia, Armin, se lo shotti potrei venire a casa tua. Ok, perfetto, grazie. Oddio, questa nuova versione mi fa veramente sclerare. Mi sono morto, mi è morto Mewtwo, Cristo Dio. Io non so perché sto impazzendo. Sto impazzendo. Non ho ragionato, sono andato totalmente in palla. Entraci, entra nella Ultra Ball, ti giuro che veramente vado alla Tana del Drago dove abitano i dratini e ti giuro che faccio un genocidio che in confronto Hitler, Cristo Dio, una Barbie a Hitler in confronto. Ah. Non ci entra. Entraci, per piacere, te lo chiedo per me, entraci. Oh, grazie. Dragonair, come cazzo lo chiamo un Dragonair? È un serpente, è una biscia. Dragonair stores an enormous amount of energy inside its body. Ok, va bene, non so come chiamarti, però... non lo so, lui vola, è un Dragonite che vola, lo chiamiamo...
siamo molto banali, lo chiamiamo Lance, vai così. Probabilmente lui, raga, entrerà in squadra perché è un drago, è forte, è figo, tra un livello si evolve, quindi scialla. Ok, perfetto. Allora, questa MT qua mi piace molto. Allora, Thunder, perfetto. Allora, fermi, calma. Ho tre Pokémon e devo proseguire. Guarda, non so perché hanno messo questa opzione di merda che si chiama Export, che mi fa sempre miscliccare la madonna. Siamo a 10 minuti, questo qua. Ah, però questa cosa qua è carina, tipo in stile Sole e Luna, che quando ti avvicini all'allenatore ti mettono fuori la... boh, ti tagliano fuori lo schermo. Vabbè, insomma, avete capito quello che voglio dire. Acrobatics. No, se mi ammazzo uno Psyduck, quitto la serie. Grazie, Gesù. Cosa sta mandando? Non lo so, so solo che mi sta morendo pure Infernape. Allora, devo allenarmi Pokémon. Questo qua è un fattore molto interessante da andare a trattare. Ah, Dusio. Cos'è sta merda? Cosa sei? Dusio in forma delta, ma cos'è ex? Sì, l'ex full art negli spacchettamenti. Muori. Ok, non so neanche il tuo tipo, guarda, non lo voglio sapere. Basta che muori, vattene, ti prego. Perché ho messo 300 Pokémon delta? Icicle Crash. Crash Bandicoot, ma che cazzo stiamo... Muori! Di cosa stiamo a parlare? Muori! Sotterrato, sotto 10 metri sottoterra devi finire! Pensa a te! Dai la pozione ad Armin! Se mi muore anche lui, quitto la serie! Bora, se mi congeli bestemmio! Come se non l'avessi già fatto! Mi apre la borsa a caso! Che versione di merda è? Lagga, fa tutto schifo! No, riposo, no! Muori, grazie. Guarda che vita di merda. Una casa. Lui ha una casa, c'è una casa, cosa c'hai? Tu... Sì, Pokémon leggendari, gli uccellini leggendari. Chip chip, ok, perfetto, levati. Guarda se non deve laggare il gioco. Perché? Ma tipo questa cosa qua sembra una città a momenti, cioè nel senso, voglio dire. Oh, questa qua è una scienziata che immagino a sto punto sia un pigliamosche, no? Perché tanto ormai siamo in tema, quindi vediamo di diventare pigliamosche. Fa vedere un attimo. Ok, tu hai fatto degli studi, quindi sei per forza una scienziata. Siamo tutti d'accordo. Oh, perfetto. Le cose normali. Oh, Gesù, Spite, non so che cosa sia. Water Rocket ti apre il culo. Spite è dispetto, giusto, è vero. Psywave, minchia muore. Io devo impazzire. Sì, ce l'ho ancora io, vero Inferno. A vita 41. Allora, mandiamolo in campo, carichiamolo, raga, e poi non lo so, io... No, dai, che cazzo è sta merda? Ma gli hanno sboccato addosso la pasta al sugo. Io non ci posso credere. Registeel Delta, raga, ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cavolo stiamo parlando? Gli hanno sboccato addosso la pasta al sugo! Di che tipo sei? Non so cosa fare. Non ci credo. Dai, figa, ma perché... Dio Cristo. Gioco malefico, eruzione. Guarda che porca puttana, sostituisci. Allora, aspetta. Qua rischio di perderne un altro. Allora, fermi. Full restore. Su John Frog. Allora, se Francis mi regge un altro attacco. Cosa che deve fare perché altrimenti impazzisco? No, è un critical questo, non ci credo. No, non è vero. Invece sono stupido io e basta. Ok, adesso se mando John Frog poi con Water Rocket, sto coso qua che immagino sia di tipo fuoco perché c'ha il sugo che gli cola addosso, penso di riuscire a mandarlo giù in teoria con Water Rocket. Anche perché è Water Rocket, però mi sa che è fisica, è infatti. Non ci credo ma burnato, non sta succedendo davvero. Non sta succedendo davvero. Mi vogliono fare bestemmiare pure Buddha. Pure Quetzalcoatl mi vogliono fare bestemmiare. Water Rocket, vai giù. Oh.
Ma è bornato di nuovo! Dimmi che questa è una nuova città. Oranos Town. Questo è il nuovo centro Pokémon, fra parentesi. Godetevelo perché... perché se andiamo avanti così, mi sa che non lo rivedremo molto presto. Tra l'altro, sì, il nuovo centro Pokémon, però tipo in quello in cui sono andato l'altra volta era più grande, quindi penso che magari si differenziano. Io ripeto, non so quale versione io abbia effettivamente installato, perché ho fatto un po' di casino con le cartelle, perché avevo una versione precedente che non andava bene, quindi ho dovuto installarne prima un'altra e poi l'altra. Non so quale mi è rimasta, ragazzi, non lo voglio neanche sapere. Mi è morto Mewtwo. Devo editare come un pazzo questo video. Allora, anche Polifemo che ho messo in squadra letteralmente 5 minuti prima di registrare. Allora, Dragonair entra fisso in team. Ovviamente, ragazzi, li prenderò a partire dal prossimo. Allora, contiamo che mi sono morti certi Pokémon, quindi... uno di erba, uno di psico e uno di spettro. Di erba potrei prendere a Bobasnow, direi che ci può stare. È anche un buon Pokémon, volendo c'ha una mega. Ok. E volendo lui, però avrei anche Infernape. Potrei anche provare ad allenare Drapion, raga, volendo, proprio volendo. Perché poi gli altri in realtà non è che mi entusiasmino molto. Sì, c'è Zoroark, ma non ha mosse. Il suo problema è questo. Lo prenderei anche, ma non ha mosse questo Pokémon. Cioè, il suo problema di fondo è questo. Il suo problema di fondo è questo. Potrei comunque andare di Drapion. Drapion, fa vedere chi ho. Potrei andare di Drapion, sì. Penso di andare di Drapion. O Drapion, o l'alternativa volendo potrebbe essere anche Litwick. Però considerando che comunque io ho già Infernape, mi converrebbe Drapion. Contando che lui poi fa anche il tipo volante, direi che come tre Pokémon possono andare più che bene. Ora ragazzi, visto che siamo quasi a 17 minuti e visto che sto sclerando come un pazzo e devo comunque allenare Pokémon, ho paura di andare avanti, direi di entrare. Perché ci sono gli scatoloni? Cristo, chi è che sta facendo il trasloco con l'Ikea? Dio boh, chi? Allora, parliamo un po' con la gente, raga, e poi proviamo a fare una cattura nella classica televisione che ormai, sperando che in questo aggiornamento non l'abbia levata, perché ad esempio un altro aggiornamento di merda che hanno fatto è stato mettere i fottuti allenamento con gli Audino a pagamento, senza che gli allenatori ti danno i soldi, cioè è una bastardata, così almeno uno muore e non può allenarsi, e quindi questa serie qua la perderò. Sono già andato troppo avanti rispetto alle mie aspettative. Allora, proviamo a catturare il nostro Pokémon, sperando che... ok, non hanno tolto sta cosa, potrebbe anche essere un altro membro... invece no, perché è un Venomoth. Invece no, perché è un Venomoth. E a me Venomoth, sinceramente, in una Nuzlocke a questo punto. Tanto poi se Armin ancora un attimo me lo butta giù, non si pone problema. Tiragli sta Ultra Ball per piacere. Tra l'altro per lui ho il soprannome già, se entrasse nella Pokéball appunto. E il fatto che mi utilizzi solo Poison Fang contro Armin, che ovviamente non ha effetto, mi fa pensare al fatto che questo Pokémon possa avere un parco mosse veramente allettante. E voglio bestemmiare come al solito. Ah, oh, c'hai anche Psychic. Psychic, magari, in lingua inglesica, ovviamente. Dai, per piacere, entraci. Oh, grazie, perfetto. Allora, Venomoth, femmina, la chiamerei Nina, come la figlia di Koga. Di solito lo chiamavo Koga, a sto giro lo chiamiamo Nina. Perché non posso chiamare un Pokémon femmina Koga, mi sembra anche giusto. Ora, ragazzi, direi, prima di concludere l'episodio, magari di andare a... cos'è sta merda? Cos'è sta... chi è questo? Oh cazzo! Perché mi sono... no, mi sono intreppato in un dialogo di merda. Miei fedeli torrennitesi, che sarà il nome degli abitanti della regione, è così bello vedervi di nuovo qui. Mi era mancato così tanto Oranos Town. È un posto così bello. Anche tu ci sei mancato, Zaccari. Lui, raga, è il figlio di puttana della biblioteca. Lo conoscete ormai? Oh, è così, mister signora Parker? Che è ovviamente la moglie di Peter Parker. Come state, ragazzi? Stiamo benissimo. Jonathan è... mi spiace. Ti farò proseguire. Grazie. Ho qualcosa di molto importante da dire a tutti gli amici di qui, insomma. Non sono sicuro... cioè, non so quanti di voi lo abbiano sentito. Ma c'è...
sickness, una malattia in giro per Torren. Ok, sì, c'è una malattia in giro per Torren, qualcosa legato a Deoxys, a quanto ho capito. Non sappiamo quanto sia grave, potrebbe essere addirittura fatale, ma abbiamo visto alcuni di dei suoi effetti e credetemi, non vogliamo entrare in contatto con tutto ciò. Come sapete io lavoro alla libreria, ma vaffanculo, tu madre. Ok, perfetto, in coppia con alcune persone intelligenti e affidabili. Sì, affidabili come i membri di un culto, però vabbè. Questi amici miei, che non sono sicura, non sono assolutamente dei membri del culto, grazie per averlo specificato. Antivirus, sono disponibili nuovi aggiornamenti per Tuma. Hanno sviluppato un vaccino that will protect you from this virus, che vi proteggerà da questo virus. Ok, perfetto, interessante. Ovviamente, raga, il virus di Deoxys, lo sapete, è del tipo di Malde, tipo che si chiamava, che è stato infettato e vabbè. Ok, perfetto. Sì. Ok, perfetto. Grazie. Ok, perfetto. Allora, la città, raga, direi che la visito fuori parte perché mi sembra abbastanza grande come city e non vorrei assolutamente far durare questo video 20 anni per una casa di città. Tra l'altro c'è una casa ogni morte di papa, ci sono solo giardini, fiorellini e una ragazzina che mi parla di mega stones. Ok, perfetto, interessante. No, non lo voglio il tuo Gible per John Frog, grazie. Ok, perfetto, allora lì dentro c'è una rovina che penso che sia il nostro luogo di... Quello è Rochet. Oh, è Rochet che mi dà una pepita, grazie Luke, muah, ti voglio benissimo. Ok, perfetto, oh, parliamo con questi due raga e poi direi che possiamo concludere l'episodio. No, tua mamma, no, non ci vado sulla Route 15. Anche perché di solito io non rutto nei video, e qui, vabbè, niente. Quindi ragazzi, io ho sclerato abbastanza, spero che questo video vi sia piaciuto, a me non è piaciuto. Se è così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che trovate come al solito qui sotto nella sidebar e passate ai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Mi raccomando, Instagram come al solito per contenuti esclusivi e contattatemi su Telegram per andare ad entrare, tra l'altro ho notato che i miei capelli stanno morendo, nel gruppo ufficiale di Telegram. Detto ciò ragazzi, premete la campanella e noi ci becchiamo in un prossimo video.